caso vi dono questa medaglietta al ricordo di Ilaria. Grazie, grazie mille. Thank you.
Abbiamo ascoltato questa canzone. Questa è una canzone che è stata scritta da una cantautrice sarda, Franca Burrai, che ha voluto dedicare a Ilaria queste parole, ed è stata cantata dalla nostra concittadina Veronica Forlano, che abbiamo qui presente. Facciamo un applauso. Grazie. Valanga maledetta, te riposata sul pendio della montagna col tuo bianco vestito di raso, non hai atteso neanche i primi raggi di sole, quando avresti potuto splendere come luccicante sposa. Spalancare gli occhi di chi a tradimento ucciso, non hai riflettuto un attimo. Volevi ottenuto tanto clamore, non hai pensato al tuo bianco vestito che si potesse sporcare di rame secchi e sangue di innocenti. Valanga maledetta, hai avuto tanta fretta, hai fatto parlare tante bocche, sporcare d'inchiostro tanta carta, ma quando fra poco ti scioglierai, di te non rimarrà che solo un brutto ricordo e sarai per sempre maledetta. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione di questa sera. E dopo 2 anni di rinvii per colpa di questo Covid,
Finalmente oggi possiamo inaugurare questa piazza, questo parco giochi dedicata a Ilaria Di Biase. Grazie alla famiglia Di Biase che ci ha aiutato a far nascere questa piccola realtà in questa piccola comunità. Ringraziamo l'amministrazione che ci ha concesso per la realizzazione di questo parco. Quindi niente, un grazie a tutti e un ricordo di cuore a Ilaria Di Biase. Grazie. Passo la parola alla mamma di Ilaria. Grazie. Buonasera, grazie a tutti innanzitutto. Grazie alla banda di archi, Antonio. Grazie al sindaco Massimo Tiberini, al sindaco di Archi, a Don Nicola, Don Nicolas, Don Gennaro, a tutti quanti voi, praticamente grazie a tutti. E un grazie di cuore veramente va all'associazione, ai soci dell'associazione Ilaria Di Biase, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla, quindi grazie. Grazie di cuore. Vabbè, ascoltate.
Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Preghiamo con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito, aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano la serenità dell'anima e favoriscano la crescita della civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Gli auguri, Don Gennaro. Auguri. La torta è per te. Tanti auguri, buon compleanno. Ci siamo di più spesso. Qualcuno parla troppo. Senza fare nomi. No, senza fare nomi, c'è il cognome. Voglio la torta. Non sa che la prendete. Per più impegnati. Guarda le telecamere. Grazie. Innanzitutto avete tolto Nanna e Don Gennaro, che è contentissimo. Su questo mi sposto un attimo, che la casa dà fastidio. Io mi associo a tutti i ringraziamenti. Veramente è una bellissima giornata, una bellissima serata, un dono fatto con il cuore, fatto dall'associazione Ilaria, fatta dal comitato civico della stazione, fatta da chi ha voglia di mettere il proprio tempo a disposizione degli altri. Poi ho notato un particolare, io guardo un po' in giro, ho visto che i palloncini non volevano volare in alto finché non veniva aperto il parco, e allora ho pensato che qualcuno volesse aspettare, sì. E poi l'ultimo, proprio l'ultimo, non ci riuscivi proprio a mandarlo in cielo. È stata una cosa molto 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 particolare. I piccoli gesti, ma questo è un grandissimo gesto, quello di donare agli altri
il proprio amore. E con questa tragedia così forte che abbiamo ricordato tutti e che conosciamo, ovviamente nessuno può capire qual è il vero dolore che si prova internamente, però allo stesso tempo, a mio avviso, la cosa più bella in assoluto è quella di poter continuare a vivere nel nome di quell'amore che si è conosciuto, tramandarlo agli altri. È proprio il vissuto di una persona, degli affetti, in questo caso di Ilaria, ma di tutte le altre vittime, perché il Parco degli Angeli è proprio questo: lavorare nel ricordo, lavorare con attenzione sincera, e sono sicuro che non si dimenticherà mai quello che si era, quello che si è oggi e quello che potrà essere il nostro futuro. Quindi il grazie mio e dell'amministrazione comunale tutta, ma dalla cittadina di Casoli, per questo gesto così sentito e sincero, che è una delle cose più belle in assoluto. Grazie ad ognuno di voi. Sì, grazie a tutti. Da sindaco di Archi, tutta l'amministrazione comunale, tutta la cittadinanza che mi onoro di rappresentare, è grata, sentitamente grata, all'associazione che porta il nome di Ilaria, al comitato civico La Stazione, al sindaco di Casoli, amico Massimo Tiberini, a tutta la comunità di Casoli per aver voluto, aver speso tempo e voluto intitolare questo spazio dove la vita prospera, dove ci sono i bambini, i ragazzi, alla nostra Ilaria. È il modo più bello, e la comunità di Archi è grata profondamente a tutti quanti voi, è il modo più bello per continuare a vivere nella memoria di Ilaria e degli angeli caduti a Rigopiano. Grazie di vero cuore, grazie a tutti. Lo ringrazio tutti, e se volete accomodarvi dentro per il buffet, buona serata a tutti, grazie. Anche qua vi potete mettere se volete. Ci stanno i bambini, bambini. È aperto a tutti.